Non siamo con Sheldon Cooper, ma siamo in un nuovo vlog. Stavolta non siamo in giro, prometto che non mi toccherò più i capelli. Sono qui per parlarvi di come farò più avanti i video. Non sono andato con lo vlog in giro, ma ho intenzione di mandare avanti anche un parallelo, una serie sempre di vlog, che quindi saranno tutti gli effetti vlog normali, ma non saranno molto in giro. Potrei portarvi in giro da qualche parte, ma saranno proprio statici in camera mia, e vi parlerò di qualcosa. Questa sorta di rubrica che voglio chiamare film scogniti, film che nessuno conosce, ecco, non so trovare una parola perfettamente in italiano, magari mi verrà in mente, lo metterò nel titolo. Come primo film, oggi andiamo a trattare Il teorema del delirio. Qualcuno l'avrà visto, qualcuno non l'avrà visto, perché è comunque un film che è tranquillamente reperibile su internet, in streaming, non è certo nei più grandi cataloghi di Netflix, di Sky, di Infinity, però comunque ci può essere qualcuno che l'ha visto. Per la maggior parte di voi che non l'hanno visto, bene, adesso ne parliamo. Anzitutto, un film del 1998 diretto da Darren Aronofsky e interpretato come personaggio principale da Sean Goulette, perdonami chiunque tu sia per come sto pronunciando male il tuo nome, comunque lui è l'attore principale, gli altri attori principali ve li metto qui. È un film, come già detto, del 1998, è in bianco e nero con una sorta di effetto grana molto, molto accentuato, ed è una pellicola indipendente con un montaggio ipercinetico. Lasciando stare tutte queste formalità, queste cose molto tecniche, andiamo a parlare subito della trama. Allora, presentiamo innanzitutto il protagonista. Il protagonista è Maximilian Cohen ed è un grande matematico molto eccentrico ebreo. Tenete a mente questa cosa perché servirà molto. Soffre di una forte emicrania cronica perché a 6 anni ha guardato direttamente la luce del sole. Quindi per tutti quelli che vogliono guardare direttamente la luce del sole, non diventerete geni probabilmente, ma sicuramente il mal di testa cronico vi verrà perennemente. Scemenze a parte, abita in un palazzo dove la sua vicina di casa, una bambina piccola, gli sottopone spesso dei calcoli molto difficili, magari quelli che non riesce a fare a scuola o calcoli che si inventa lei. Lui, essendo un matematico, riesce sempre molto abilmente, quasi è scocciato da questa cosa. Alle prese con un importante algoritmo che gli permetterà di calcolare come si muoveranno le quotazioni in borsa durante comunque il corso del tempo. Lui è convinto che tutto lo scibile umano sia rappresentabile e deducibile tramite delle relazioni matematiche, degli algoritmi, delle funzioni, e per questo prova a sviluppare questo algoritmo per calcolare le quotazioni in borsa. Un'azienda di Wall Street se ne accorge e decide di seguirlo per speculare su eventuali scoperte che andrà a fare, e soprattutto per quasi sponsorizzarlo, potremmo dire, con un termine molto, molto chiaro a chi è su YouTube, in un certo senso. Quindi vedete che esistevano già da prima le sponsorizzazioni un po' sotto banco. Comunque, Maximilian Cohen è alle prese con questo algoritmo che li porta quasi in una pazzia, un delirio assurdo, e quindi va totalmente in paranoia, va totalmente fuori di testa, tant'è che il suo PC si fonde quasi in un certo senso, e prima di morire, prima di esalare l'ultimo bit, stampa un numero a 216 cifre che Maximilian Cohen ancora non sa che cosa sia, quale importanza abbia questo numero. Ne parla con un suo, diciamo, amico rabbino ebreo studioso della Torah, e scopre che ogni lettera dell'alfabeto ebraico è possibile tradurla, renderla analoga a un numero. Successivamente, parlando col suo amico Sol, quest'ultimo gli riferisce come effettivamente quel numero lui l'abbia già incontrato facendo degli studi sul pi greco. Tenete bene a mente quest'altra cifra, quest'altro valore, perché servirà molto bene per lo svilupparsi della parte finale della trama. Maximilian viene successivamente rapito e portato al cospetto di un rabbino ebreo, il rabbino Cohen, proprio come lui, suo omonimo, e questo rabbino lo illumina sul fatto che il segreto di Dio, il segreto della di Yahweh, come lo chiamano gli ebrei,
si trova proprio in questo numero a 216 cifre. Quando Maximilian viene a conoscenza di tutto ciò, decide di scapparsene via, ma non scappare via solo fisicamente, ma scappare via da tutti gli interessi economici, scappare via da tutto quanto la speculazione che c'è in giro, scappare via dalla sua razionalità. La sua esistenza diventa irrazionale. Il film si conclude quindi con una serie di scene molto enigmatiche, perché Max si pratica un foro proprio qui sulla tempia, non prima di aver cerchiato con un pennarello nero un punto preciso della sua testa, e si trapana proprio in quel punto. La scena dopo però vediamo la ragazzina che ha sempre sottoposto a Max questi calcoli difficili, sto per dirne un ultimo. Ebbene, lui sorride e dopo scopriamo che questo calcolo è una divisione tra due numeri interi, questa qua, che come risultato, non viene detto nel film ma è tranquillamente deducibile con l'utilizzo di una calcolatrice, dopo andremo a fare la prova in diretta, da effettivamente 3,14. Ora, per i più studiati di voi, tipo la terza elementare, questo numero sapete corrispondere alle prime tre cifre significative del pi greco, quindi 3,14. Il pi greco sono infinite cifre, infatti non penso che ci siano tutte qui sullo schermo, almeno credo, non so, proviamo, no, non penso proprio che ci stiano. Comunque, per quanto riguarda le opinioni su questo film, beh, cosa dire, è un film sicuramente molto strano, particolare, non è proprio quello che noi siamo abituati a vedere al cinema, anche se ha riscosso un buon successo all'epoca, fu comunque molto ben visto dalla critica, nonostante sia comunque un film di nicchia, che non sia esattamente proprio il film più famoso, il film più conosciuto da tutti quanti. Però c'è da dire assolutamente che è un film che merita molto. Ora, sì, sapete come va a finire, però comunque se volete andarvelo a vedere voi vi consiglio di farlo, reperibile tranquillamente in streaming sul web, come ho già detto. È un film consigliato? Sì. A tutti? No. Perché in bianco e nero, perché ha un montaggio strano, ha delle inquadrature molto strane, viene utilizzata la tecnica della macchina a spalla, quindi non è proprio indicato per tutti quanti, ma se avete un minimo di dimestichezza con il cinema, io stesso non ho alcuna dimestichezza con il mondo del cinema perché non ho visto certo tutti i film, non conosco tecniche precise, comunque sono una persona totalmente normale, se apprezzate però le cose più strane, più particolari, diverse dalla normalità, ecco, da quello che siamo abituati a vedere noi da sempre, bene, e questo è il film che vi consiglio sicuramente di vedere, anche se siete un po' appassionati di matematica, di algoritmi, di quello che tratta il film. Se proprio odiate i numeri e non potete fare a meno di darli ogni volta che vedete anche un solo uno da qualche parte, allora forse diciamo che dovrete comunque considerare il fatto che questo film tratta di algoritmi, di matematica e soprattutto di delirio. Perciò, se volete passare una serata, una giornata, insomma, un paio di ore, non so esattamente quanto dura il film, comunque un centinaio di minuti, ecco, in compagnia di tanto delirio, di tanta particolarità per quanto riguarda un film, ecco, questo è il film che fa per voi. Il video si conclude qui. Se volete altri video di questi, dove vi parlo non solo di film, ma anche di serie TV, di, perché no, canzoni, album, di videogiochi, fumetti o libri un po' particolari, fatemelo sapere con un'interazione, e noi ci vediamo al prossimo video, che spero sarà un vlog, ma non so ancora niente io, quindi figuratevi voi.